chiama Live at Summertime in Jazz, il nuovo album di Giuliano Ligabue, già pubblicato sui digital store. Domani il CD dell'artista, lodigiano di nascita ma trapiantato a Piacenza dall'infanzia, uscirà ufficialmente nei negozi. Frutto di quasi un anno di lavoro tra preparazione, arrangiamenti e mixaggio, il disco contiene 12 pezzi che erano stati registrati durante il concerto a Travo che Ligabue aveva svolto la scorsa estate al Festival targato Piacenza Jazz Club. È il mio primo disco live, quello precedente era in studio, che risale a 3 anni fa. Adesso c'era la voglia e anche la necessità di fare un bel disco nuovo e questa era l'occasione perfetta. Un bellissimo festival, appunto il Summertime in Jazz, organizzato da Piacenza Jazz Club, in cui mi sono esibito quest'estate con questa nuovissima formazione di 8 musicisti, me compreso, quindi oltre alla ritmica basso, batteria, piano e chitarra e voce, che sarà il sottoscritto, c'è anche una sezione di fiati, di 4 fiati, per ricordare, diciamo, le sonorità delle big band del passato. E quindi appunto questa è stata l'occasione giusta per realizzare un disco dal vivo che abbiamo qua proprio oggi. Tra preparazione precedente ed editing successivo, per te è stato un anno di super lavoro. È stato un anno molto impegnativo perché il lavoro è iniziato praticamente quasi un anno fa, a gennaio 2016 ho iniziato a realizzare gli arrangiamenti che poi sono stati utilizzati per questa esibizione, appunto, e successivamente alla registrazione, quindi alla serata, c'è stato il lavoro di mixaggio che ho curato personalmente, che ha portato, insomma, che ha occupato parecchio tempo e c'è stato dietro molto lavoro. E quindi quasi un anno di lavoro complessivamente per realizzare questo disco. Veniamo all'album che esce proprio fisicamente domani, 12 brani, che tipo di brani sono? Allora, appunto 12 brani sono, ovviamente la matrice è sempre quella swing, che è lo stile di riferimento per me. A differenza del precedente disco, in questo sono presenti anche stili leggermente diversi, ci sono pezzi un po' più latineggianti oppure qualcosa di funky, insomma c'è assolutamente più varietà nel repertorio. Perché si fosse incuriosito, volesse avere il CD o magari volesse venirvi a sentire, i riferimenti? Allora, il punto di riferimento è assolutamente il mio sito web giulianoligabue.com, oppure anche la pagina Facebook mia personale, Giuliano Ligabue Official. Quindi chi fosse interessato per maggiori informazioni può scrivermi direttamente. Il CD sarà in vendita all'Alphaville, qui a Piacenza, il CD fisico, mentre in tutti i più grossi, in tutti i più importanti store musicali digitali ci sarà appunto la versione MP3. La presentazione ufficiale dell'album alla presenza di tutto il gruppo avverrà alle 18 di domenica 29 gennaio al Collegio Alberoni.